Nella giornata di ieri alcune baracche in cui vive una numerosa comunità di migranti a Borgo Mezzanone nel Foggiano sono state distrutte da un incendio, poi domato si è proceduto con le operazioni di bonifica. Non ci sarebbero feriti, ma la questione è sempre attuale, preoccupante, oltre che pericolosa, e di questo ne parliamo con Giovanni Tarantella, segretario FLAI CGIL di Foggia. Buongiorno segretario e grazie per la disponibilità. Buongiorno a voi. Allora, all'indomani dell'ennesimo incendio, quali sono le riflessioni che dobbiamo fare? Allora, la prima riflessione che viene intanto è che non dobbiamo dimenticare quei luoghi, che sono, diciamo, una vergogna che continua, ma che c'è uno sforzo importante di poter andare a trovare delle soluzioni. Noi veniamo da una grande lavoro fatto quest'estate che ha portato un primo risultato, una prima svolta affidando alcuni container nuovi da parte della prefettura, a cui deve seguire obbligatoriamente un'altra fase in cui dobbiamo allargare la partecipazione all'interno di queste strutture che sono comunque una struttura momentanea per poter dare, diciamo, sicurezza e un po' di dignità a queste persone. E poi c'è un'altra fase, c'è la fase quella più importante che torniamo che non dobbiamo diciamo, dimenticare, anzi dobbiamo questa fase rafforzare, che è quella dell'investimento del PNRR. Ecco, ci sono feriti rispetto all'incendio di ieri, avevamo solo i dati delle prime ore. Sì, noi siamo stati lì, noi abbiamo un presidio lì a Borgo Mezzanone come FLAI CGIL, diciamo che è scampata anche questa volta per fortuna, visto che anche in queste città ci sono stati numerosi incendi. Però chiaramente può sembrare strano, ma lì c'è il vivere quotidiano di persone che hanno tutto distrutto e per fortuna possiamo raccontare diciamo, nessun ferito o danni diciamo, importanti. Un'emergenza che non è confinata a Borgo Mezzanone, al Foggiano, alla Puglia, ma che riguarda tutta Italia, quindi parliamo anche delle nostre regioni di riferimento, la Basilicata. Ma sì, è un'emergenza che riguarda intanto il tema dell'accoglienza, che è importante, che noi dobbiamo tenere sotto, diciamo, attenzione, per una politica importante e di inversione rispetto a quello che sta avvenendo. Noi vogliamo una legge purtroppo a Bossi-Fini che crea quelle condizioni, come ho detto prima, di vergogna e che vanno rimosse immediatamente.